La balla della settimana è una balla piuttosto grossa. TG5, 31 ottobre. Polemiche dopo l'intervento del PM antimafia Ingroia che al congresso comunista di Rimini si è definito partigiano. Quarto titolo del telegiornale, più importante delle condanne Unipol dell'alluvione in Liguria. Il giornale, 1 novembre, secondo titolo, prima pagina. Questo PM confessa, sono un partigiano, Ingroia si dichiara comunista. Sallusti gli attribuisce questa frase. Un magistrato deve essere imparziale, ma sa da che parte stare. Io confermo di non sentirmi del tutto imparziale, anzi mi sento partigiano. Parole terribili, scrive Sallusti, andrebbe allontanato subito dalla magistratura. Libero, l'Ingroia partigiano non può fare il giudice. Ma davvero Ingroia ha detto che come magistrato non si sente imparziale, ma anzi partigiano del PDC e quindi comunista? Ecco le sue parole esatte. Un magistrato deve essere imparziale quando esercita le sue funzioni, ma fra chi difende la Costituzione, su cui ho giurato, e chi cerca di violarla, io so da che parte stare. Mi sento un partigiano della Costituzione. E cambia un po', eh? E che dice la Costituzione? Articolo 3. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Quindi è proprio perché è partigiano della Costituzione che un magistrato tratta tutti i cittadini in modo uguale davanti alla legge. Infatti Ingroia ha indagato 6 volte su Berlusconi per mafia e 6 volte ha chiesto la sua archiviazione perché non aveva abbastanza prove. E sta indagando sulle trattative fra Stato e mafia del 92-93 sotto governi di centrosinistra, Amato e Ciampi, e di centrodestra, Berlusconi. E quando un falso pentito gli raccontò accuse inverosimili su Bruno Contrada e su Silvio Berlusconi, Ingroia lo cacciò. È lo stesso Scarantino che oggi viene sbugiardato sulla strage di Via D'Amelio, ma a cui un'altra procura, quella di Caltanissetta, aveva creduto. Ingroia l'aveva già capito 17 anni fa che era un pataccaro, proprio perché era un partigiano della Costituzione, quindi imparziale e indipendente. Bene. Intanto lasciatemi pure ringraziare Il Fatto, perché senza questo piccolo grande giornale non saremmo qui. E poi volevo farvi vedere una piccola cosa per farvi capire che è un'anticipazione di tutte le cose che vedremo stasera, che sono tante, stiamo scrivendo un po' in diretta il formato nuovo della trasmissione, il punto di degrado a cui sono arrivate le nostre istituzioni con questa ricostruzione di Walter Molino e Stefano Bianchi. Perché lei voleva far promuovere Spaziante? L'ha fatto incontrare 2 volte con Berlusconi? Sì, 2 volte. Io sono convinto che una delle istituzioni che ha meno potere in Italia è il Presidente del Consiglio, in particolare il Presidente Berlusconi, in quanto il Presidente Berlusconi, che ha una idiosincrasia col potere e contrariamente a quello che si crede è una persona estremamente estroversa, ma anche timida, non conosce nessuno. Berlusconi non ha nessun contatto con nessuna istituzione, fatte le dovute eccezioni. Chi ce l'ha questo contatto diretto per... Beh, conto della Presidenza del Consiglio ce l'ha il dottor Letta. E non è sufficiente? Non lo so se non è sufficiente, certo lui li tiene benissimo questi contatti, ma a mio avviso sarebbe necessario che il Presidente del Consiglio conoscesse direttamente i vertici delle istituzioni e che avesse la maggiore frequenza possibile di incontro direttamente. Presidente, si ricorda la faccenda di quel generale? Sì, che lui si proponeva, no? Sì, ma non per fare il numero uno, eh. Per fare una mediazione lui fare il numero due. La mediazione la sta facendo il ministro ed è quasi fatta, lei mi autorizzò a parlargliene. Gli fissiamo un appuntamento? A breve giro, sì. Lui si chiama? Spaziante, da tutto Marinella. Sì, va bene. Sono Walter. Sì, è arrivato tutto. Gliel'ho già messo sul tavolo e gli ho detto di leggerlo prima dell'incontro. Ascolta, siccome il generale sta venendo lì tra un quarto d'ora, mica c'è pure Letta all'appuntamento. No, forse Letta non c'è. Senti, ti mandi qualcuno giù per farlo salire alle 6:05, per cortesia. Ma dove? Davanti o dietro? Guarda, secondo me è meglio anche dietro. Perché siccome ci sta un certo Marco Milanese, che non deve sapere assolutamente niente, vedi se fai in modo che non lo veda proprio nessuno. E sono tutti e due in giro, io non posso nascondere gli assistenti. Walter, per piacere. Hai ragione, ma vedi se puoi farlo entrare senza farlo vedere. Beh, ma allora non può venire da noi, ma deve andare di là, perché se viene di qua ci vede la betta. Comunque tranquillo, Walter, Ho già dato indicazione alla scorta. Hai detto dietro, ho detto dietro, Ciao, poi ma togli il fiato te,
una delle persone che io ritenevo che fosse necessario che lui conoscesse, perché era una persona che aveva nei nostri confronti, nostri dico come area politica, non delle antipatie. Infatti lei in una telefonata dice: non vorrei che questo, riferendosi a Spaziante, che è amico, non vorrei che diventasse il contrario. No, io non dico amico, se non sbaglio dico simpatico, gli siamo simpatici. No, dice simpatici. Amico. Ah, beh, allora insomma amico. Non vorrei che gli diventassimo antipatici, o simpatici e diventiamo nemici, o amico e diventiamo... Perché c'era questa possibilità che se non l'avesse promosso... Poi no, attenzione, se non l'avesse ricevuto. Hai avuto notizie? Sì, ho finito con la riunione. Spaziante ha trovato la situazione già fatta, nel senso che quello ha detto sì, ma bisogna fare prima quello, qui mi faccio garante di te, bisogna fare prima quello, eccetera, eccetera. Come avevamo scritto noi. Esattamente. Scusa, ma il bilancio come sta? Dimo sto andando là e non so che cazzo dire. Il bilancio è stato questo qui. Ma lui era stato soddisfatto, non soddisfatto, com'è? Sì, soddisfatto, sì, assolutamente. Dunque, questo è il commento del numero 3 dei nostri servizi segreti. Numero 3, l'ultima persona che avete ascoltata. Ma quando il buio si fa più cupo, quando le tenebre incombono e quando sembra che la catastrofe si avvicini, allora non i guri farlocchi come me, ma i veri guri cominciano a giocare partite pesanti. Ah, ma è Vauro, eh? Non sono Vauro! Non plaudite, non plaudite! Che non sono questi tempi di plauso e di giubilo, ma di catastrofe, di tragedia, di abominio e anche di condominio. Non plaudite, non giubilate, che non c'è da giubilare. Anzi, io sono padre indignato, inviato della santa indignazione, a fare espiare tutti i peccatacci di questo paese, che non lo posso dire perché sono padre, ma di questo paese. Mauro non lo conosco. Vabbè, e allora? Sono molto indignato, mi girano i cordoni proprio, ma mi girano i cordoni parecchio. E sai perché mi girano i cordoni? Perché? Perché qui sta andando tutto in rovina, siamo sull'orlo dell'apocalisse, anche oltre l'orlo dell'apocalisse. L'economia, la società, ogni ben di Dio sta andando in rovina. Eh? E quelli dove stanno? Sempre lì. Non si smuovono mai. E a me questa cosa mi fa girare i cordoni. E allora, se mi girano i cordoni, io invoco l'ira divina, invoco tutti gli strumenti della santa indignazione per levarli dalle palle, perché sai se no che succede? Eh? Lo sai o no? Se lo sai te lo dico. Sì, però las bolas come lo scordones, devi dire, a quest'ora, poi dopo più tardi. No, i cordoni, mi girano i cordoni, eccole qua. I cordoni si può dire. Perché allora, ora che, sì. Come andrà a finire questa storia? Qual è il grande rischio? Il grande rischio, eccolo qui. Alla fine tutto crollò. C'è un solo sopravvissuto. Non mi dire che è lui. Quello è il rischio vero. E allora perché non si corra questo rischio? Bisogna maledirli. Bisogna cacciarli negli inferi. A color che sono eterni. Eterna dannazione. E se non basta, ci sono gli sperimentati sistemi della santa indignazione. Ora te ne faccio vedere qualcuno, solo per un'anteprima. Eccoci qua. A lui il più atroce dei supplizi. La Vergine di Norimberga? No, la nipote di Mubarak. Tanto è così. E poi anche a quegli altri, perché sono tutti uguali, dici sei populista. No, mi girano i cordoni, non sono populista. Questa opposizione, eccola qui, a loro l'impalamento. Allora, a chi tocca per primo? Vai Renzi, largo ai giovani. E al Padano? Non plaudite! Non plaudite! Mi fate girare cordoni, eh? E al Padano? Lo vogliamo lasciare lì il Padano? No! Abbassi la tortura del Po. Un altro Po? Ok, passami un'altra ampollina. Funzionano perché è l'unico modo per cacciarli, per esorcizzarli. Però, voglio dire, ma posso io torturarli tutti? Non lo so. Posso io mandarli tutti agli inferi? Direi di no. 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 Chi salviamo?
Non lo so. Eccoci qua. Napolitano in paradiso. Vuole salire ancora più su. Come sarebbe più su? Boh, dice che lui deve stare al di sopra delle parti. Sai, poi in paradiso si dorme bene, le nuvole sono morbide. E ora io lo so che entro un po' in conflitto di interessi, no? Ma tanto va di moda. Mi volevo levare come... Cosa? Come padre indignato della santa indignazione uno sfizio. Io uno ce lo voglio mandare all'inferno, almeno all'inizio, no? Chi? Chi? Indovina. Va a fa un bicchiere, te lo ricordi? No, sì. No, è qua, è una persecuzione. Ce lo mando, oh, eccolo no, qua. No, qua no, Sì, lo mando. Te l'ho mandato a fa un bicchiere e lo manda all'infero. A fa chi? Eccolo qui, Masi. Ha detto per l'eternità alla pulizia del bagno dei demoni incontinenti. Ma lo fanno tutti fuori dal vaso! Zitto, asciuga! Zitto e asciuga! Bene, questo era solo l'inizio, ci vediamo tra poco.